Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. È in viaggio verso Cetraro la nave della Saipem che l'ENI ha messo a disposizione per una serie di accertamenti sul relitto scoperto a metà settembre, 11 miglia al largo della costa. Il natante sul posto per un survey preventivo gratuito entrerà in azione solo quando otterrà il via libera dalla DDA di Catanzaro. Intanto è convocato per domani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro per discutere della questione dei pescatori del Tirreno Cosentino. 153 persone sono state denunciate dalle Fiamme Gialle di Vibo Valentia con le accuse di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e falso ideologico. Imprenditori, artigiani, professionisti e pubblici dipendenti con redditi superiori a 120.000 euro evadevano dal ticket sanitario attraverso la presentazione di false autocertificazioni. Nelle indagini riferite all'anno 2007, l'area più interessata è quella di Tropea. È durato oltre un'ora l'incontro tra il ministro della giustizia Angelino Alfano e i vertici degli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria. Nel corso della riunione è stata espressa soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi tempi nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto per quanto riguarda il sequestro di beni. Si è insediato ieri mattina il coordinamento provinciale del PDL di Catanzaro, composto da 40 persone, che ha ricandidato i consiglieri uscenti. La manifestazione è stata presieduta dal coordinatore provinciale Michele Traversa, che ha espresso un giudizio molto critico nei confronti dell'attuale maggioranza che governa la regione, promuovendo l'impegno del centrodestra in vista delle elezioni. Gremita assemblea ieri a Catanzaro sul tema Uniti per Bersani per un PD progressista e meridionale. Presente il governatore Agazio Loiero che ha appoggiato la candidatura di Bersani e difeso la Costituzione, diversi sindaci ma anche esponenti della società civile. Alla kermesse sono intervenuti anche Enzo Bruno e Vincenzo Tomasello, responsabile organizzativo del PD a Catanzaro. Due nuovi consiglieri comunali, Patrizia Battigalli e Antonio Frustaglia, hanno aderito al gruppo dell'UDC di Isola Capo Rizzuto. Ne hanno dato notizia il responsabile del circolo cittadino nonché consigliere provinciale Alessandro Carbone e il responsabile enti locali dell'UDC Luigi Villirilli. Soddisfazione per l'adesione dei consiglieri e l'operato del partito ad Isola è stata espressa dal segretario provinciale Alfonso Dattolo. È stata inaugurata ieri al complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro la mostra fotografica Lo Sguardo Oltre, 64 fotografi per affrontare il cancro. L'esposizione, sponsorizzata dall'amministrazione provinciale, durerà fino al 18 ottobre, per poi divenire permanente nel reparto di oncologia medica del presidio ospedaliero dell'Ellis e portare sollievo ai malati secondo l'idea del dottore Stefano Molica. È stato presentato ieri il progetto di riqualificazione del centro storico di Petilia Policastro, ricostruendo le terrazze del santuario della Santa Spina, da Giudeca alla Rupe. Il progetto dell'architetto Francesco Trovato, col supporto tecnico dell'ingegner Salvatore Mannarino, è pari a circa 1.180.000 euro. Gli interventi sono stati illustrati da Mannarino, l'architetto Francesca Luca e l'ingegnere Gisella Argirò, presenti anche il sindaco Dionigi Fera, il vice sindaco e l'assessore Mario Carvelli. È stato presentato ieri all'Unical di Cosenza il nuovo palinsesto della radio web dell'Ateneo. Nella sala stampa presenti i ragazzi che coordinano le attività di Ponte Radio e il portavoce del rettore Francesco Kostner, che ha annunciato che la radio avrà presto una nuova sede, ma la novità nel palinsesto è una nuova rubrica Voce Studenti, per dare l'opportunità di esprimersi ai ragazzi dell'Ateneo.